In un racconto di fantascienza, Il pianeta degli schiavi, si parla di un posto dove c'è chi comanda e chi lavora. Niente di così strano. Non è necessario andare lontano. Il nostro mondo è così. Di sicuro lo è stato in passato. Tutte le culture che si sono maggiormente sviluppate devono infatti la loro fortuna e la loro grandezza al lavoro degli schiavi, come possiamo leggere nei libri di storia o nelle pagine web. A scuola insegnano tutto sugli schiavi egizi e di come abbiano costruito le piramidi. Migliaia di schiavi che trascinavano enormi blocchi di pietra tagliate in precedenza in cave lontane e trasportate su barchette di papiro, cioè in pratica di carta. Naturalmente non viene detto che i soli blocchi della piramide di Cheope sono circa 3 milioni e che per costruirla, sistemandone 20 al giorno, ci sarebbero voluti 150 anni. Quindi sapevamo degli egizi, poi venivano gli schiavi greci, i padroni greci non lavoravano, facevano costruire decine di templi perfetti dagli schiavi catturati nei territori e nelle città conquistate. Per cui, quando colonizzarono la Magna Grecia, prima ancora di portare sementi e attrezzi agricoli, si portarono dietro centinaia di schiavi, armati di martelli e scalpelli. E così i greci. Poi ci è stato detto degli schiavi romani. Alcuni erano grandi gladiatori, gli altri abili costruttori di strade e di acquedotti. La rete stradale da loro costruita è di 80.000 chilometri e gli acquedotti coprono in totale la lunghezza di 800 chilometri. Di queste cose sapevamo già, cioè delle grandi civiltà sul Mediterraneo fiorite sullo sfruttamento degli schiavi. Ma tutto il mondo è paese e a questi popoli possiamo aggiungerne molti altri. La stessa cosa succedeva per esempio in Cina, dove agli ordini degli imperatori gli schiavi costruivano la Grande Muraglia, lunga ben 21.000 chilometri. E poi in America, con gli Aztechi, i Maya e gli Inca, che facevano costruire anche loro delle piramidi, ma che consentivano fra un sacrificio e l'altro il gioco della palla. Andiamo dall'altra parte della terra, nel sud-est asiatico. Anche i cambogiani costringevano gli schiavi al trasporto di pietre enormi. Il risultato finale è stato stupefacente, Angkor Wat. Poi ci sono i servi della gleba russi, grandi intagliatori e costruttori di chiese. Insomma, la terra è stata edificata dagli schiavi. Ma è andata davvero così? Non credo. I templi e le piramidi ci sono, le rovine maestose le abbiamo. Tutto il resto, però, è una realtà che scivola nei fumetti, nei cartoni animati. E questo è probabilmente ciò che è destinato a rimanere.
sarà insegnato nelle scuole e nelle università fino alla fine del mondo. Allora, se proprio non si vuole ammettere la presenza di una civiltà avanzata precedente, dotata di macchine gigantesche, capaci di tagliare a pezzi e trasportare intere montagne, sarebbe meglio credere a presenze aliene, che costringevano sì al lavoro, ma almeno fornivano agli schiavi un po' di tecnologia in più dei soliti martelli e scalpelli. Ma i disegnini con gli schiavi come unica spiegazione proprio no, anche se a loro, cioè agli schiavi, hanno dedicato qualche monumento.